in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo splendido scaldacuore che io ho deciso di chiamare Crystal. Per chi mi segue su Facebook sa già che io in realtà l'anno scorso l'ho già realizzato durante una diretta, però ho usato un filato invernale e ho fatto le maniche scampanate con un altro punto. Questa volta ho deciso di optare per la versione estiva perché lo adoro e voglio indossarlo anche in estate, e ho cambiato anche il modello, il punto delle maniche. Per poterlo realizzare io ho utilizzato come filato estivo il filato dell'Adrian Fill linea totalino, questo gomitolo che è un 100% lino ed è 50 grammi 140 metri, quindi è un ottimo metraggio. Il colore che ho usato io è 55, che è questo splendido verde acqua, e io per realizzare questo scaldacuore ho utilizzato 4 gomitoli, quindi 200 grammi. Vi faccio vedere anche altri colori disponibili sul sito, ma ce ne sono veramente tanti, sono uno più bello dell'altro. Guardate questo bordeaux, quante, in realtà è un vinaccio, qui sembra più un bordeaux però più un vinaccio, o questo che bello azzurro che è, ma trovate anche altri colori con e vi ricordo che fino a domenica 28 aprile c'è anche il buono attivo che su una spesa di 50 euro potete inserire nel carrello il codice promozionale Elsa, il mio nome, e avete 3 euro di sconto, questo su una spesa minima di 50 euro. Detto ciò, io ho lavorato anche con l'uncinetto del numero 4 e sono due mattonelle granny, una avanti e una indietro, che poi vanno cucite ad altezza spalle e lateralmente. Una volta fatto ciò si va a lavorare in tondo il motivo, che sono due giri che vanno sempre ripetuti, molto semplici, li conosciamo già, e che io poi ho ripreso sotto per allungarla un pochettino, però ho fatto due giri soltanto una volta. Voi naturalmente potete farla più lunga e quindi fare più giri che volete, e c'è anche un metodo per allargare un po' la lavorazione se avete i fianchi larghi. Non vi preoccupate, vi dico come si fa nel tutorial. Quindi semplicissimo, vedete questa maglia è veramente semplice, la adorerete, la indosserete tantissimo. Io l'ho fatto in versione estiva per poterla mettere soprattutto in estate, nelle serate più fresche, più umide, sopra dei vestitini, sopra dei top come ce l'ho in questo momento, anche dei top scollati. Quindi sarà veramente un accessorio, un capo d'abbigliamento che indosseremo tantissimo. Detto ciò, come sempre mi raccomando, se decidete di realizzarla mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo per il prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro scaldacuore io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Fill linea totalino, un filato che è 100% lino, e guardate che colorazioni. Il colore che ho scelto io è il 55, ma qui ne vedete anche altri e sul sito ne trovate molti di più. Allora, andremo a realizzare due mattonelle granny la cui larghezza dovrà corrispondere alla larghezza delle vostre spalle e qualche centimetro in più, quindi se di larghezza spalle siete 37 arrivate a un 39 e via discorrendo. Come detto saranno due mattonelle granny uguali che faremo per la parte dietro e la parte avanti, poi verranno cucite e andremo a fare le maniche, perché questo deve essere uno scaldacuore che io voglio utilizzare in estate sopra dei vestiti, dei top, quando tira un po' più vento, c'è umidità. Detto ciò, quindi possiamo iniziare e andiamo a fare il nostro anello magico. Io lavorerò con l'uncinetto del numero 4, però mi raccomando, chi ha una mano stretta lavori anche col 4 e mezzo, chi ha una mano larga invece vada con un 3 e mezzo, e andiamo a fare all'interno dell'anello magico 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo e andiamo a fare altre 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, rientriamo e andiamo a fare 5 maglie alte, quindi 1 2 3 4 e 5, catenella di separazione e di nuovo 5 maglie alte, 1 2 3 4 e 5, catenella di separazione e di nuovo 5 maglie alte, per un totale che l'abbiamo ripetuto 3 volte, quindi 1 2 3 4 e 5, catenella di separazione, scusatemi, chiudo un po' il mio anello magico e vado a fare le ultime 2 maglie alte, perché 3 l'avevamo fatte all'inizio, quindi andiamo a fare le ultime 2 maglie alte, 1 e 2,
Entriamo nella terza catenella e andiamo a fare una maglia bassissima per chiudere la lavorazione. A questo punto possiamo tirare il nostro anello magico e dopo andremo naturalmente a chiudere l'anello magico con un nodino. A questo punto possiamo iniziare a fare il secondo giro. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientriamo nella stessa maglia di base e andiamo a fare un'altra maglia alta. Una maglia alta sopra ogni maglia alta successiva, ossia sopra le ultime due. Catenella di separazione, quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado dove ho le prime due maglie alte, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre maglie alte sopra la terza maglia alta, una, due, tre. Una maglia alta sopra ognuna delle due maglie alte finali, una. E 2 catenella di separazione, si ricomincia da capo. 2 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, una, due, 3 maglie alte sopra la terza maglia alta, una, due, 3, una maglia alta sopra ognuna delle ultime due maglie alte, una, due. Catenella di separazione, facciamo per ultima volta 2 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, una, due, 3 maglie alte sopra la terza maglia alta, una, due, 3, una maglia alta sopra le ultime due maglie alte, una, due. Catenella di separazione, andiamo dove abbiamo le ultime due maglie alte, andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due. Andiamo dove abbiamo fatto le due maglie alte iniziali, andiamo a fare una maglia alta. Abbiamo così terminato anche il secondo giro. Entriamo dove abbiamo la terza catenella, andiamo a fare una maglia bassissima. Terzo giro, andiamo sempre a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo un'altra maglia alta, una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte successive, quindi una, due e 3, 2 catenelle, una, due e di nuovo una maglia. Questo che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro, una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte, quindi una, due, tre maglie alte sopra la quarta maglia alta, una, due, tre, una maglia alta sopra ognuna delle ultime 3 maglie alte, una, due, tre, 2 catenelle, una, due e si ricomincia da capo, una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte, una, due, 3, 3 maglie alte sopra la quarta maglia alta, una, due, 3, una maglia alta sopra le ultime 3 maglie alte, una, due, 3, 2 catenelle, una, due e si ricomincia da capo, quindi 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, una, due, 3, 3 maglie alte sopra la quarta maglia alta, una, rientro 2, rientro 3, una maglia alta sopra ognuna delle ultime maglie alte, una, due, 3, 2 catenelle, 1 e 2, termino il giro andando a fare una maglia alta sopra ognuna delle ultime due maglie alte. Una, due, due catenelle, scusatemi, rientro nella prima maglia, nella prima catenella, cioè nella prima maglia alta e vado a fare la mia ultima maglia alta. Chiudo il terzo giro andando a fare una maglia bassissima. Quarto giro, andiamo a fare 2 catenelle che sono mia prima maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme, maglia alta sopra la maglia alta successiva, maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta,
maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta, le chiudo insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, quello che faccio adesso lo faccio per tutto il giro. Una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, le chiudo insieme. Maglia alta sopra la terza maglia alta, maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta, maglia alta non chiusa sopra la quinta maglia alta, le chiudo insieme. 3 catenelle, rientro nella quinta maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Maglia alta non chiusa sopra la sesta maglia alta, le chiudo insieme. Maglia alta sopra la settima maglia alta, maglia alta non chiusa sopra l'ottava maglia alta, maglia alta non chiusa sopra la nona maglia alta, le chiudo insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, le chiudo insieme. Maglia alta sopra la terza maglia alta, maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta, maglia alta non chiusa sopra la quinta maglia alta, le chiudo insieme. 3 catenelle, rientro nella quinta maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Maglia alta sopra la sesta, le chiudo insieme. Maglia alta sopra la settima, maglia alta non chiusa sopra l'ottava, maglia alta non chiusa sopra la nona, le chiudo insieme. 3 catenelle e ricomincio da capo. Maglia bassa nell'archetto, 3 catenelle e di nuovo maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, maglia alta non chiusa sopra la seconda, le chiudo insieme. Maglia alta sopra la terza, maglia alta non chiusa sopra la quarta, maglia alta non chiusa sopra la quinta e le chiudo insieme. 3 catenelle, rientro nella quinta maglia alta non chiusa, vado nella sesta maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Maglia alta sopra la settima, maglia alta non chiusa sopra l'ottava, maglia alta non chiusa sopra la nona maglia alta e le chiudo insieme. 3 catenelle, scusate, ho il filo che ok, maglia bassa nell'archetto, 3 catenelle, maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, chiudo insieme. Maglia alta sopra la terza, maglia alta non chiusa sopra la quarta, maglia alta non chiusa nella prima maglia alta del giro precedente, le chiudo insieme. E a questo punto vado a fare, per chiudere il giro, una catenella, prendo il filo, entro nella terza catenella e vado a fare una mezza maglia alta. E andiamo a fare il quinto giro, entro dentro con il filo, vado a fare una maglia bassa e una catenella che equivale alla mia prima maglia alta. 3 catenelle, scusate, 2 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte e vado a fare una maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte non chiuse, vado a fare due maglie alte, una maglia alta non chiusa e chiudo le maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Questa volta entro nell'unico archetto che ho qui e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo maglia alta non chiusa sopra il gruppo di 2 maglie alte, maglia alta non chiusa sopra la maglia alta, maglia alta non chiusa sopra il gruppo di 2 maglie alte, le chiudo insieme.
E adesso vado a fare 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto. Vedete, noi in questo momento stiamo facendo gli angoli. Questo è un angolo, qui abbiamo iniziato il primo e qui invece sono i lati. 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo. Maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte, maglia alta non chiusa sopra la maglia alta, maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte e le chiudo insieme. Qui andiamo a fare il nostro angolo. 3 catenelle, entriamo dentro maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. 3 catenelle e di nuovo, maglia alta non chiusa dove ho le due maglie alte, non chi chiuse insieme. Scusatemi. Maglia alta non chiusa sopra la maglia alta. Maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte e le chiudo insieme. 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto. 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo. 3 catenelle e di nuovo. Maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte. Maglia alta non chiusa sopra la maglia alta. Maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte. Chiudiamo insieme. Siamo nell'angolo, quindi 3 catenelle. Entriamo, maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, 3 catenelle e andiamo a fare il nostro ultimo lato. Quindi maglia alta sopra le due maglie alte chiuse insieme, maglia alta sopra la successiva, maglia alta non chiusa sopra la successiva, maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte, le chiudo insieme. 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto. 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo. 3 catenelle e andiamo a terminare il nostro giro. Maglia bassa dove abbiamo maglia alta dove abbiamo le due maglie alte non chiuse, mi raccomando, maglia alta non chiusa. Maglia alta non chiusa sopra la maglia alta. Maglia alta non chiusa sopra le ultime due maglie alte chiuse insieme. Le chiudiamo insieme. 3 catenelle, entriamo nell'archetto e andiamo a fare la maglia alta. E chiudiamo il nostro quinto giro con una catenella, entriamo dove abbiamo la terza catenella, la seconda catenella che equivaleva alla nostra maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa. Abbiamo così fatto il nostro centro della mattonella. Il giro che faremo adesso è il giro che va sempre ripetuto e che ci permetterà di avere gli angoli e di aumentare sempre di più la nostra mattonella granny. Io poi naturalmente vi dirò il giro che stiamo facendo adesso, quante volte sono andata a ripeterlo, ma andiamo a farlo. Quindi sesto giro che poi va sempre ripetuto. Entriamo nell'archetto, andiamo a fare maglia bassa e catenella che è la prima maglia alta. Rientriamo, andiamo a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa e mi trovo dove ho l'angolo e vado a fare 3 catenelle, entro dentro 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2 e poi di nuovo ricomincio 3 catenelle, archetto maglia bassa, 3 catenelle, archetto maglia bassa. 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 E sono al prossimo angolo, quindi 3 catenelle. Niente, oggi devo litigare col filo, non sono contenta. Vado nell'angolo e vado a fare 2 maglie alte. 2 catenelle, rientro 2 maglie alte. E ricomincio da capo, quindi 3 catenelle, maglia bassa, vado a continuare così, vi faccio vedere come chiudere il nostro giro, quindi continuo sempre così e poi come vedete il giro va sempre ripetuto. Quindi come potete vedere sto per chiudere il giro, ho fatto tutti i miei il mio angolo, quindi rientro nel primo angolo, vado a fare 2 maglie alte, 1, 2,
catenella, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa e poi si ricomincia entrando e andando a fare nostre maglie alte. Quindi ripetiamo, questo è il giro che va sempre ripetuto. Eccoci qua, sì, è il giro che va sempre ripetuto, facendo sempre l'angolo nell'angolo e naturalmente verranno ad aumentare gli archetti. Io vi dirò alla fine, come vi ho detto, quanti giri sono andata a fare e poi vediamo come procedere ancora con la nostra lavorazione. Allora, io ho finito la mia prima mattonella e ho ripetuto il giro con l'angolo e gli archetti per 12 volte, quindi dalla prima volta l'ho ripetuto per altre 12 volte e poi sono andata a fare un giro che adesso vi farò vedere come farlo nell'altra piastrella che sto facendo per la parte dietro, perché qui volevo essere sicura di farla, di aver fatto i giri giusti. Ora, quindi ho fatto 12 giri e poi l'ultimo giro che mi serve appunto per poter poi cucire le due mattonelle granny, ma soprattutto per poter andare a fare poi le maniche. E vi dico che la mia mattonella è di larghezza circa 36 centimetri, quindi larghezza così e così sono 36 centimetri e per me va più che bene. Per le taglie più grandi, mi raccomando, anche per chi è una taglia S ma ha le spalle più grandi rispetto a me, per una taglia S fate solamente due giri in più, per una taglia M invece vi direi di fare almeno 4-5 giri in più, per una taglia L almeno 7-8 giri in più. Calcolate sempre che da qui a qui, cioè quindi la parte qui in alto, deve essere larga quanto le vostre spalle, quindi calcolate quello e magari se volete fare anche qualche centimetro più grande, quello non è un problema, perché se avete un seno molto prosperoso vi consiglio di fare almeno qualche giro in più. Detto ciò, quindi adesso vi faccio vedere nell'altra mattonella che sono arrivata sempre a fare i miei 12 giri. Vedete, ho fatto i miei 12 giri, quindi devo andare a fare il giro finale che mi serve appunto per fare in modo che poi la mia piastrella si allarghi, perché come potete vedere così le mie archetti non si allargano bene, mentre andando a fare appunto il giro finale, quello si andrà ad assestare, se vogliamo dire così, la nostra mattonella. Quindi vado sempre qui nell'angolo, rientro sempre nell'archetto e vado a fare sempre la mia prima maglia alta, rientro seconda maglia alta. E poi vado normalmente a fare 3 maglie alte in ogni archetto, quindi una, due, tre. E procedo così per tutto il giro, quindi 3 maglie alte in ogni archetto. Niente di più complicato, molto semplice, quindi 3 maglie alte in ogni archetto e il ventaglio in ogni ventaglio. Quindi quando poi arrivo all'angolo vado a fare come sempre il mio ventaglio. Io qui 3 maglie alte, ventaglio, 3 maglie alte. Una volta finito questo giro, io andrò, che come vedete è semplicissimo, andrò a cucire le due mattonelle ad altezza delle spalle e lateralmente. Lateralmente sono ancora indecisa se cucire fino a giù o lasciare qualche centimetro aperto, ma penso che cucirò fino a giù, anche perché devo ancora decidere se allungarlo poi sotto o lasciarlo corto, quindi è tipo uno scaldacuore. Però io nel frattempo finisco di fare la mattonella, vado a cucire e poi vi dirò naturalmente quanto sono andata a cucire all'altezza spalle e quanto lateralmente, e poi andremo a vedere come andare a fare le maniche. Allora, io ho finito le due mattonelle, come potete vedere qui ho iniziato a fare già una manica perché volevo vedere appunto se veniva bene il punto, se ho fatto bene a mettere i marcapunti dove l'ho messo, ma adesso vi dico tutto. In alto sono andata a cucire per circa 7 centimetri, ossia partendo dall'esterno verso l'interno sono andata a cucire dove ho le due gruppi di due maglie alte, quindi un gruppo avanti e un gruppo dietro, e tre gruppi di tre maglie alte. Ora mi raccomando, per le taglie più grandi andate a cucire di almeno qualche centimetro in più, a meno che non volete il collo bello largo, in quel caso allora cucite soltanto 7 centimetri, ma se volete stringere un po' di più non è un problema. Per quanto riguarda invece lateralmente, come potete vedere, io qui non avevo ancora cucito, proprio perché ho messo solo i marcapunti, ho provato per vedere se la manica era abbastanza larga e per me va benissimo. E come sono andata a lavorare, ho lasciato libere i due gruppi sempre dell'angolo, quindi vedete 1 e 2, e poi 5 gruppi di 3 maglie alte. Mi raccomando, per una taglia M lasciate libere almeno 6 gruppi, 7 gruppi per una taglia L, 7 gru 8 gruppi per una taglia, sì, 8 gruppi per una taglia XL, e mettete il marcapunti dove avete appunto lo spazio tra i due gruppi, tra l'ultimo gruppo qui e l'ultimo gruppo di qua, 5 gruppi, mettete i marcapunti. Mi raccomando, prima di andare a lavorare mettetevi i marcapunti, provate e vedete se va bene. A questo punto io lavorerò sempre con l'uncinetto del numero 4 e vado a lavorare i due giri che mi servono appunto per dar vita a questa lavorazione.
e andiamo a lavorare in questa maniera. Dove abbiamo il marcapunti, quindi tra i due gruppi qui e qui, vado a passare l'uncinetto. Tolgo il mio marcapunti così vedete meglio. Ok, e vado a realizzare una maglia bassa. Quindi mi alzo con una catenella in modo da fissare bene il filo, rientro dentro, avanti e indietro e vado a fare la mia maglia bassa. Poi dopo andremo a cucire sotto. Io però sono ancora indecisa se cucire fino a giù o se lasciare qualche centimetro aperto. Questo lo deciderò dopo aver fatto tutte e due le maniche. Comunque, quindi adesso vado a fare 3 catenelle. In caso cerco di fermare ancora di più il filo, una, due e tre. Vado tra i gruppi di 3 maglie alte e vado a fare la mia maglia bassa. E vado a fare questo per tutto il giro. Quindi 3 catenelle, vado tra i due gruppi, maglia bassa. 3 catenelle, vado tra i due gruppi, maglia bassa. 3 catenelle, vado tra i due gruppi, maglia bassa. Mi raccomando, se sentite che la lavorazione vi stringe, passate a lavorare con l'uncinetto del 4 e mezzo invece che con il 3. Scusate, invece che con il 4. Quindi 3 catenelle e sono arrivata qui dove ho l'angolo, dove avevo l'angolo. Quindi entro nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, entro nell'angolo successivo di 2 catenelle, vado a fare la maglia bassa e poi torno a lavorare normalmente. 3 catenelle, supero le due maglie alte, vado a fare la maglia bassa. 3 catenelle, vado tra i due gruppi, vado a fare la maglia bassa. 3 catenelle, vado dove ho la maglia, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte. Continuo quindi così per tutto il giro. Vi faccio vedere appunto come terminarlo. E come iniziare poi il giro successivo. Quindi vado a fare le mie ultime 3 catenelle, vado dove avevo la maglia bassa iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Entro nell'archetto di 3 catenelle, vado a fare una maglia bassissima e poi vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e rientro altre 2 maglie alte. E poi procedo normalmente andando a fare 3 maglie alte in ogni archetto di 3 catenelle e continuo così per tutto il giro. Una volta terminato questo giro, si ricomincerà con quello prima, dove abbiamo fatto una maglia bassa e 3 catenelle. Mi raccomando, se avete bisogno di allargare la lavorazione, passate a lavorare con un uncinetto più grande, quindi dal 4 passate al 4 e mezzo. E continuate per tutta la lavorazione. Io adesso finisco di fare il mio giro, vi faccio vedere come terminare e come iniziare di nuovo dal primo. Quindi sto terminando il secondo giro, vado dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Entro dentro il foro che si è formato, vado a fare una maglia bassa e poi di nuovo 3 catenelle, ricomincio il mio primo giro. Vado tra i due gruppi, vado a fare la maglia bassa. 3 catenelle, vado tra i due gruppi successivi, maglia bassa. 3 catenelle, gruppi successivi, maglia bassa. E continuo quindi così per tutto il mio giro. Andrò a ripetere sempre questi due giri fino ad arrivare a fare la manica. Come vedete, io qui pure avevo già iniziato, però la manica è corta. Io la voglio che mi arrivi comunque fino al polso perché è una maglia che voglio indossare soprattutto in estate, sopra i vestitini, sopra i toppicini, quando fa un po' più freddo. Allora, ho terminato entrambe le maniche, ho ripetuto i due giri per 24 volte e come la lunghezza va benissimo. Poi, come vi ho detto, sono andata a cucire lateralmente la mia lavorazione e sotto ho rifatto il mio motivo, quindi sempre l'archetto di 3 catenelle con le maglie basse tra i gruppi di 3 maglie alte e la maglia e il gruppo di 3 maglie basse per una volta, perché voglio che comunque sia uno scaldacuore, quindi che mi arrivi sotto al seno, cioè in realtà mi arriva in vita, non la voglio lunga, però voi potete anche farla più lunga e in quel caso andate a fare molti più giri di motivi e potete fare anche degli allargamenti nel caso ne abbiate bisogno per i fianchi, andando qui dove avete i laterali e andando a fare due archetti di 3 catenelle all'interno dello stesso base, nello stesso archetto, in modo tale lateralmente di avere degli aumenti. Per me invece va benissimo così, quindi anche questa maglia è terminata.